Eccolo! Si gode una passerella unica, indimenticabile, che si chiama Coppa d'Oro! Il dominatore sei tu, Ivan Toselli! Bruno è stato bravissimo anche lui in fuga dal chilometro 20! Congratulations! Patrick Casey! Second place! Terzo posto alla 54esima Coppa d'Oro per il corridore trevigiano, campione italiano della prova in linea, portacolori del San Vedebiano, Filippo Cettolin. Sarà sul palco il suo direttore sportivo, Patrick Pavan. Secondo posto alla 54esima Coppa d'Oro per un atleta irlandese che è stato straordinario protagonista oggi. Second place for Patrick Casey. Sale con lui il suo direttore sportivo Scott Cosgrove. Vincere la 54esima Coppa d'Oro Ivan Toselli, il pirata official team, il campano della formazione laziale. Sale con il suo direttore sportivo Andrea Campagnano. Ivan Toselli è il vero, unico dominatore della 54esima Coppa d'Oro. Ivan Toselli, ti avevamo fatto i complimenti dopo il campionato italiano che avevi fatto un'azione incredibile, oggi ti sei superato. 60 km di fuga alla Coppa d'Oro e finita con un trionfo solitario. Beh sì, ci ho provato a 20 km dalla partenza e non ci credevo, però ho detto vabbè proviamoci, come va. E abbiamo preso un bel margine io con Solitani e l'irlandese Patrick, e poi a inizio salita con Solitani si è staccato e al secondo giro si è staccato anche l'irlandese e poi sono rimasto da solo e sono arrivato fino all'arrivo. Io voglio sapere tutto di questa gara da te. Allora, com'è innanzitutto prendere il via con altri 400 atleti, come gestire le gare e poi come ti è nata questa idea pazza di partire dopo 20 minuti di gara? Beh, 430 corridori sono tanti, sono partito a ultima posizione, ho recuperato tutte le posizioni il più possibile e niente, poi io sono un tipo che attacca sempre, non molla mai, ci provo sempre e cerco sempre la fuga e di arrivare da solo e ce l'ho fatta oggi. È una cosa spontanea o si allena? Cioè i tuoi allenatori ti dicono qualcosa o è nata così, viene così? No, è una cosa spontanea, anzi il mio allenatore mi dice spesso di restare fermo nel gruppo e aspettare, però io non riesco, scatto, me ne vado via e provo fino all'arrivo, se non va fa niente, è andato. E sono andati anche 2 anni da allievo, 2 anni da allievo splendidi per te, raccontaci cosa ti è rimasto dentro. Beh sì, 2 anni da allievo bellissimi. Primo anno soprattutto abbiamo vinto il campionato italiano, il secondo sì, c'è stata la convocazione nazionale, un bel quarto posto all'italiano e finalmente la Coppa d'Oro che sognavo da inizio stagione. Ultima cosa, dedica. Dedica al mio direttore sportivo, a tutta la squadra, a tutti i miei amici, alla mia famiglia e ai miei 2 fratelli. Andrea Campagnaro, innanzitutto comunque congratulazioni e poi la prima domanda d'obbligo, come si tiene fermo un ragazzo come Ivan, perché è fenomenale. È un ragazzo che non lo tieni fermo, è un ragazzo che va lasciato un po' libero e ha fatto la sua mossa migliore oggi perché è stato intelligente a trovare subito i compagni di fuga giusti quando ho visto che è uscito Patrick insieme a Leonardo, irlandese insieme a Leonardo Consolidani, ha capito che magari potevano essere buoni compagni di fuga e ci ha provato. Sulla salita aveva qualche numero in più e ha aspettato l'ultimo giro per poter fare la differenza. Questo è il campionato italiano di direttori sportivi. Cosa ti lascia dentro questa vittoria e cosa ti lascia dentro gestire questi ragazzi che abbiamo visto in festa anche sotto il podio? Beh, per un direttore sportivo che comunque segue ragazzi H24, 365 giorni l'anno, sa cosa significa e sa l'orgoglio
che comunque portare a casa una vittoria dell'anno scorso al campionato italiano, quest'anno alla Coppa d'Oro, è qualcosa di importante. Ma oltre a Ivan ho dei compagni di squadra, veramente c'è un gruppo fantastico, si aiutano l'uno con l'altro, non c'è individualismo e questo è quello che ci fa fare la differenza. Questo palco è anche l'occasione per parlare di questa società. Raccontacela, cosa fate, qual è l'attività, da dove nasce il progetto e qual è la vostra missione con i ragazzi? Al Pirata ormai sono circa 20 anni che siamo sull'attività e abbiamo vinto qualche anno fa con la Coppa di Sera con Gianmarco Vicini e comunque la Coppa d'Oro è qualche cosa in più. Noi abbiamo iniziato nel 2006 per poi approcciarci nel settore giovanile nel 2012 e da lì siamo cresciuti. Adesso facciamo un'attività a 365 gradi e praticamente abbiamo un ritiro atletico, i ragazzi ci abbiamo da tutte le categorie da gennaio, da giovanissimi fino a juniores. E che il prossimo anno insieme allo sponsor, main sponsor, Samaricambi e Bungie, allestiamo questa bella squadretta di juniors. Però ci occupiamo anche del settore giovanile con giovanissimi, esordienti, allievi e quest'anno, che tra l'altro anche ieri abbiamo fatto un bel terzo posto con la nostra Eleonora Albella, abbiamo anche approcciato la categoria femminile che tra l'altro ci ha dato diverse soddisfazioni.